Vincenzo Pappalardo, coach del gruppo informale che si occupa di questo importante progetto. Da cosa nasce questa idea e come nasce questa idea? L'idea è nata dall'opportunità offerta dal programma Gioventù in Azione, che è il programma delle politiche giovanili dell'Unione Europea. Ci siamo soffermati nello studiare questa opportunità e abbiamo fatto conciliare l'idea del gruppo informale rapportandola a quelle che sono le esigenze e i formulari del programma Gioventù in Azione. Abbiamo sfruttato l'azione 1.2 che finanzia iniziative giovanili e questo tipo di attività permette anche a gruppi informali di giovani di presentare dei progetti. Ci siamo voluti scommettere in quanto a nostra conoscenza nessuna associazione, nessun gruppo informale di giovani aveva finora partecipato al programma Gioventù in Azione, quindi abbiamo scritto tramite formulario predisposto dall'Agenzia Nazionale per i Giovani, che è l'ente che gestisce questo programma. Abbiamo compilato il formulario ed è andata bene, adesso siamo qui. Abbiamo visto una grande partecipazione di giovani. Lei si occupa proprio di aiutare, soprattutto i minorenni all'interno del progetto. Ci può spiegare chi ha partecipato a questo progetto? Sì, la mia figura è quella di coach del gruppo informale. Il coach è una figura esterna che coadiuva il gruppo sia nella fase di preparazione del progetto, diciamo è un esperto del programma Gioventù in Azione, che durante lo svolgimento del progetto, soprattutto quando ci sono dei minorenni, è una figura di supporto e di consulenza al gruppo stesso. I ragazzi hanno partecipato, il progetto è stato predisposto dal gruppo informale per un'ampia platea di giovani. Diciamo dai 15-16 anni fino al ragazzo di 30 anni, perché le tematiche diciamo, che trattate sono di ampio respiro. Poi realisticamente i ragazzi che più hanno partecipato e che comunque ci aspettavamo partecipassero sono i ragazzi dai 18-20 anni, sia per una questione logistica, essendo che sfruttiamo questo centro di aggregazione giovanile che è una bomboniera, però purtroppo è situato un po' fuori dalla città. Sia per una questione anche di interessi, bene o male i ragazzi di 18-20 anni hanno più tempo e voglia di trattare determinati argomenti, come magari un ragazzo un po' più grande che è preso magari da altri obiettivi, da altri pensieri. Concluso questo progetto, ce ne saranno altri? Ci sarà la possibilità di attivare nuove realtà del genere da Cireale? Certo, programma Gioventù in Azione, la cosa, diciamo, caratteristica positiva di questi progetti è che le scadenze sono frequenti. La prossima scadenza sarà il 1º febbraio, poi il 1º di aprile, poi il 1º settembre, cioè è sempre possibile presentare dei progetti. Diciamo, il risultato del progetto approvato o meno si sa dopo 60 giorni, quindi non sono cose impossibili, cose fantascientifiche, ma sono cose concrete, reali. E chi si vuole confrontare può sempre farlo, può chiedere anche a me per avere una consulenza su come realizzare questi progetti. Ovviamente non si può presentare di tutto, ci sono dei paletti, ci sono degli obiettivi permanenti che ho fissati dall'Unione Europea e degli obiettivi anche annuali. Ogni anno l'Unione Europea fissa determinate priorità che intende approfondire durante l'arco dell'anno, però sapendo scrivere i progetti si riesce ad unire la propria idea con quelle che sono le priorità determinate dall'Unione Europea.